rubrica settimanale targato Ufficio Stampa Zeta Picerno. Volevo ringraziare in primis tutti i nostri tifosi per il successo che sta avendo la rubrica settimanale con gli oltre 3.000 utenti raggiunti in ogni appuntamento. Oggi diamo il benvenuto a Francesco Pidarresi, centrocampista del Picerno, ormai membro e collaudato del sistema di gioco di mister Giacomarro. Partiamo subito. Francesco, sei partito dall'Under 19 del Palermo, poi ha girato varie squadre in Serie D dal 2018 a Picerno, con la conquista prima del campionato e poi la promozione in Lega Pro. Vorrei chiederti la tua emozione al debutto e anche al tuo primo gol contro la Ternana. Allora, buonasera a tutti intanto, saluto a tutti i tifosi. Emozionante sicuramente, dopo l'annata dell'anno scorso, ritrovarti nella tua squadra dove hai conquistato la Lega Pro è stato emozionante, giocare la prima partita con i... ritornare con i tuoi perché avevo giocato prima, però qualche partita, quindi come esperienza da più importante, diciamo, è molto emozionante è stato. Come primo gol, sì, è stato un bel gol a Terni, ma non ha portato i punti a casa, quindi speriamo ne faccio qualche altro e porto qualche punto importante a casa. Argomento della settimana, come tu sai, a 4 giorni dalla sconfitta nel derby, quindi all'ultimo minuto, sono sfortunata autorete. Qual è la tua osservazione a cospetto anche di una gara che qui il Picerno sì, ha giocato sottotono, ma che comunque gli avversari grande pericolo non hanno mai creato? Una sconfitta che è un po' pesa, soprattutto per la posizione in classifica che stiamo, e quindi servono sempre più punti possibili per arrivare al traguardo che abbiamo noi della stagione. Sottotono, non so, abbiamo incontrato una squadra forte, abbiamo subito solo 2 ripartenze, il primo tempo 2-3 ripartenze, qualche giocata in più del Potenza, ma è normale, una squadra più attrezzata rispetto a noi, però poi abbiamo preso le misure, anzi anche il secondo tempo qualche ripartenza in più, poi la partita sembrava finisse col pareggio, non mi aspettavo mai, oltre a queste palle che mettevano in mezzo qualche punizione di troppo, ma... non mi aspettavo di andare sotto, poi è brutto, arriva come è arrivata al 94esimo, soprattutto la torrete è sfortunata e quindi fa ancora più male, diciamo, soprattutto perché si pensava di secondo tempo aver ripreso la partita e non si pensava mai a una sconfitta. La torrete inizialmente è sembrato che Franz avesse colpito la palla, poi abbiamo visto le immagini, rivedendo anche con gli lights, abbiamo visualizzato che il tocco, sfortunato appunto il tuo, si è tenuto dopo del tocco di Franza. Secondo te perdere così la partita era giusto o forse il pareggio era il risultato ottimale per visto la gara? No, poi come era andata la gara, oltre le prime 2 ripartenze che abbiamo concesso a loro, poi penso che un pareggio era giusto perché anche noi qualche ripartenza in più potevamo fare meglio e fare male, però alla fine penso che il pareggio era giusto. Poi come ha detto, come è arrivato una punizione sfortunata, sì, la palla io l'avevo in testa, poi Franz è arrivato davanti, l'ha sfiorata, io al posto di colpirla con la fronte non l'ho vista più e l'ho deviata da dietro e si è infiata sull'angolito, quindi fa più male, poi un po' di sfortuna alla fine fa dà ancora più rabbia. Cos'è mancato a Picerno domenica? Si è mancato anche qualche... con la sicula, il rende visto dopo la grande partita contro il... Abbiamo avuto 2 partite che in un anno ci stanno, perché fino adesso abbiamo sempre giocato, forse sono queste le partite che abbiamo giocato meno, abbiamo creato meno, forse anche sicuramente il periodo negativo, quindi dopo aver fatto gol con la Sicula, forse 1-0, ci siamo abbassati un po' di troppo e poi non riusciamo più a ripartire, come anche domenica incontrando una squadra più forte ci siamo abbassati e il primo tempo soprattutto non riusciamo a ripartire. Però poi il secondo tempo, come ti ho detto, siamo un po' usciti fuori, anche loro non hanno fatto tanto, quindi una partita da pari e basta. Allora speriamo domenica si ritrova il gioco che abbiamo sempre fatto e soprattutto portare qualche punto in classifica. Archivato il risultato, non possiamo non citare il contributo dei tifosi. La coreografia è stata fatta a inizio gara con una coreografia lodevole per la squadra e per il presidente. Quali emozioni si provano quando si entra in campo e si riceve questo calore dei tifosi del Picerno? Ma soprattutto domenica penso che è stato un derby molto emozionante, perché è il primo derby tra i professionisti, per vedere una grande
diciamo, città come Potenza contro un piccolo paese come Picerno, con tutti questi tifosi che vengono sempre allo stadio, che ci aiutano ogni domenica, si sostengono sempre ogni partita, come va la partita, ci applaudono sempre, e se è stato molto emozionante vedere la curva piena. Poi, come ti ho detto, è stata una partita, peccato, perché anche per loro, per i tifosi, per il presidente, per noi stessi, giocatori, società, portare qualche punto soprattutto era molto importante in questo momento per ora. A pochi giorni dal Monopoli avete archiviato appunto il derby, siete concentrati verso la prossima partita, da regalare anche una grande prestazione per i tifosi, per il presidente, anche per riportare appunto a casa i tre punti? Sì, sicuramente, anche se fa male ogni domenica perdere, si può pensare dopo la partita, ma dal lunedì, martedì si pensa subito a lavorare per la prossima, si pensano a quelle passate, per gli errori che abbiamo fatto, e si lavora per non commetterli di nuovo e quindi migliorare. Poi, come hai detto tu, soprattutto queste ultime due partite non abbiamo fatto un gran gioco, speriamo che da domenica ritorni il gioco che abbiamo sempre fatto, fare una grande partita per noi, soprattutto per la classifica, quindi prendere punti, per la società, per i tifosi e soprattutto per il presidente, che penso che a quanto so in settimana dovrebbe arrivare, e per lui sicuramente dobbiamo dare qualcosa in più, perché dà tanto per questa squadra, per questa società, e da noi il minimo che possiamo fare è dare qualcosa in più domenica. Dedicheremo proprio la prestazione al presidente. Penso soprattutto questo, oltre a per noi stessi, perché come hai detto, per adesso è un momento così, serve la prestazione, serve soprattutto portare punti in classifica. Bene, ringraziamo Francesco Pitarresi per aver accettato l'invito, ti faccio un grande in bocca al lupo per la prossima sfida contro il Monopoli, noi ti auguriamo una buona giornata. Grazie, buonasera.